Buongiorno a tutti, sono Irene Mosele, sono psicologa e sono referente dell'area psicologica dell'Associazione MEMO. In questo incontro darò degli spunti di lavoro per la gestione quotidiana delle persone con demenza. Possiamo pensare che le prime difficoltà che avverte una persona con demenza siano notate dai caregiver e dai familiari. E spesso, per ovviare a queste difficoltà, la persona accanto al caregiver può fornire un supporto o talvolta arrivare anche alla completa sostituzione. È chiaro che vedere che il proprio caro abbia delle difficoltà procura una forte sofferenza, soprattutto notare che attività che precedentemente erano fatte anche con un certo livello di esperienza, di capacità, mutevole capacità, sia invece adesso fatto con molta difficoltà. E quindi è possibile che chi sta accanto eviti alla persona con demenza di fare tutte quelle attività quotidiane che prima invece faceva spontaneamente. Questa reazione, che talvolta può sembrare il modo più logico di operare davanti alla disabilità, è in realtà un'azione che incrementa il decadimento cognitivo anziché contrastarlo. Il mio primo suggerimento, infatti, è proprio quello di non sostituirsi al caro con demenza, bensì di supportarlo nelle attività di vita quotidiane. In che modo? Nelle fasi iniziali, per esempio, può essere molto utile ricordare a voce o analizzare insieme alcune attività di vita quotidiana, estrapolare le azioni principali e scrivere dei promemoria da attaccare in luoghi in cui avviene quell'azione. Per esempio, alla porta d'ingresso per ricordare le chiavi prima di uscire, oppure in bagno per ricordare i passaggi chiave dell'igiene quotidiana. Un'altra cosa molto utile può essere, per esempio, creare un piccolo ricettario per le persone che amano cucinare, inserendo tutte le ricette che erano solite fare con passione. Il ricettario avrà un inizio in cui sono elencate tutti gli elementi che servono per ottenere quel piatto e poi successivamente può esserci una suddivisione dei passaggi, una suddivisione anche visiva, in modo che il ricettario abbia tutte le azioni necessarie per portare a termine quella ricetta. Il suggerimento numero 2 è l'utilizzo di timer, sveglie, agende, calendari, tabelle con suddivisione quotidiana dei farmaci. Questo suggerimento prevede l'utilizzo di quelli che sono chiamati gli ausili esterni, che sono appunto questi strumenti elencati e che sono veramente molto utili per mantenere le autonomie. Timer e sveglie, per esempio, possono essere associati a dei specifici momenti della giornata, come quello in cui è necessaria l'assunzione dei medicinali oppure quello della preparazione del pasto. È necessario che sia univoco, per cui ogni volta che suona il timer ci sarà quell'azione da compiere. A questo punto il caro riesce effettivamente ad assimilare a quel suono l'azione da compiere e avrà la necessità quindi di compierla. Le agende, i calendari e i diari possono essere molto utili per lavorare sull'orientamento e sulla memoria. Per esempio, scrivere tutti gli impegni che si hanno oppure scrivere in un diario tutte le cose che si sono fatte durante la giornata consente effettivamente di ricostruire la propria settimana o la propria giornata in modo da avere memoria degli eventi vissuti e di quelli da compiere. Il suggerimento numero 3 è fondamentale ed è un suggerimento che molto spesso mi trovo a dare ai familiari con i quali vengo in contatto ed è quello della creazione di routine. Creare delle routine, soprattutto nella fase iniziale, consente di avere una gestione perfetta della giornata e della settimana. Avere dei momenti specifici, degli orari specifici all'interno della giornata, consente alla persona di attivarsi spontaneamente, senza essere sollecitato. Allo stesso modo, avere degli incontri specifici durante la settimana, per esempio degli appuntamenti che devono avvenire settimanalmente, e poterli fare sempre lo stesso giorno della settimana e allo stesso orario, consente effettivamente di orientarsi con molta facilità all'interno della giornata e della settimana. Per esempio, perché sono così importanti le routine? Perché la nostra memoria, per esempio, ha molteplici caratteristiche, una delle quali è quella che viene chiamata memoria implicita
ed è una memoria che consente di ricordare tutte le informazioni implicitamente, come andare in bicicletta. Quando si impara ad andare in bicicletta è fondamentale utilizzare moltissime abilità cognitive e motorie: l'attenzione, l'orientamento, la pianificazione, la coordinazione oculo-manuale e podalica, e quindi ci manda via tantissime energie. Una volta appresa questa routine, va direttamente nella memoria implicita e quindi ogni volta che andiamo in bicicletta possiamo effettivamente sfruttare la nostra memoria implicita e avere a disposizione molte più energie per attivare altre abilità cognitive. È questa la stessa identica modalità con la quale avvengono le routine, che una volta apprese effettivamente consentono alla persona di preservare molto più facilmente tutte le abilità, tutte le informazioni, appunto, diventate routine. Le routine facilitano quindi la motivazione e l'orientamento delle persone con demenza. Avere appunto un impegno tutte le mattine, per esempio alle 10 del giovedì o del sabato o il pomeriggio alle 17, senza evitare, senza spostarlo, aiuta moltissimo a orientarsi. Il suggerimento numero 4 è un suggerimento di un lavoro che può essere fatto in casa dai familiari o dai caregiver e utilizza la musica e le fotografie per sollecitare le emozioni e le abilità cognitive. Per esempio, la musica. Utilizzare una canzone o una musica della gioventù del nostro caro può aiutare a riportare alla memoria tutte le emozioni positive che sono legate a quella canzone, ma anche eventi di vita vissuta legati a quella canzone, periodi. E il fatto di poter rivivere quelle emozioni porta un evidente beneficio. Un'attività che può essere fatta sempre con la musica è, per esempio, ricordare le parole, il testo di quella canzone, oppure scriverle in modo da fare un esercizio di comprensione del testo, cercare di capire che cosa intendeva l'autore della canzone con quelle esatte parole. Sempre per le emozioni possiamo utilizzare le fotografie. Le fotografie che riguardano la storia della persona con demenza sono utilissime perché gli consentono di ricostruire la propria storia di vita. Creare un album nel quale ci sono delle categorie specifiche che possono essere proprio temporali, per cui seguire tutta la storia di vita della persona, oppure delle categorie che riguardano la famiglia, riguardano il lavoro, riguardano gli hobby che aveva questa persona, e sfogliare quell'album può essere veramente un modo facilitante per comprendere chi si è stati precedentemente e quali erano le proprie attività, i propri pensieri e le proprie emozioni mentre si stava effettivamente facendo quell'atto che è stato scattato. Il suggerimento numero 5 è un suggerimento più rivolto al caregiver personalmente, e anche questa è una cosa che spesso ripeto alle famiglie con la quale vengo in contatto, ed è il suggerimento di non sovraccaricarsi i doveri. Le attività di stimolazione possono essere molto complesse, spesso è necessaria molta pazienza e talvolta è difficile che la persona con demenza si affidi al caregiver per portarle avanti. Per questo ci sono dei professionisti che effettuano questo tipo di attività. Sono dei professionisti privati che possono ricevere in studio domiciliarmente e che effettivamente propongono attività riabilitative, ma ci sono anche molteplici associazioni che propongono dei gruppi, per esempio i caffè Alzheimer, Officina della Memoria, gruppi per caregiver ai quali potersi affidare e gratuitamente. La frequenza di queste attività è di fondamentale importanza per l'assistito e per il caregiver, per cui sarebbe necessario poterle frequentare. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo incontro nel quale faremo un piccolo focus sulle attività di prevenzione alla demenza, parlando principalmente di memoria. Buona giornata!